Sottosegretario Fermi, è sottosegretario in Regione Lombardia, lei oggi è qui alla convention di Stefano Parisi, lei è di Forza Italia, il suo collega Toti era invece a Pontida per un incontro con i governatori Maroni e Zaia. In questi giorni si è messo in evidenza spesso sui giornali anche queste doppie anime di Forza Italia, come si possono conciliare? Ma dal mio punto di vista non c'è nessuna dicotomia. Ci sono più forze in campo e questo può solamente essere utile al partito. Questa è un'esperienza nuova, il presidente Berlusconi ha chiesto giustamente di allargare il campo di Forza Italia, di allargare il campo il più possibile alla società civile. La curiosità oggi è tanta, anche mia personale, quindi sono venuto con curiosità, con piacere, poi peraltro Parisi ha avuto modo di apprezzarlo durante la campagna elettorale di Milano e credo che possa dare qualcosa, mi auguro che lo possa dare al partito innanzitutto. Ecco, a Parisi ha spesso detto che bisogna rigenerare un'area popolare, liberale e popolare partendo dalle fondamenta del 94 rinnovate. In che modo secondo lei dovrebbero essere rinnovate? Secondo me c'è bisogno di rinnovarci soprattutto nelle idee. Le idee di base, insomma, i valori di base sono certamente quelli del 94, sono passati però 20 anni e quindi il mondo è comunque cambiato, non si è stravolto ma è cambiato, quindi una rinnovazione delle idee, una rinnovazione anche dei presupposti per cui fare attività politica credo che sia fondamentale oggi. Probabilmente abbiamo passato troppo tempo a commentare più che a proporre, credo che sia giunto il momento di ripartire con delle idee rinnovate, con una nuova energia, e tutti coloro che possono mettere in campo delle nuove idee, nuova energia, secondo me è qualcosa di assolutamente positivo. L'unica cosa che non deve succedere è la stagnazione, questa è la mia preoccupazione che per qualche tempo comunque ho percepito. Nel momento in cui ci sono energie per l'Italia, energie per Forza Italia, energie per creare, per allargare, credo di guardare a tutto ciò che è nuovo, a tutto ciò che è innovativo con spirito positivo.